tutti amici di Everyeye, un salutone dal vostro Green come sempre. Siamo qui oggi a parlare ancora di FIFA 15 con le prediction dei giocatori, delle carte di FIFA 15. Abbiamo questa volta un giocatore che si è messo in mostra ai mondiali, che ha vinto la scarpa d'oro dei mondiali. Ovviamente sto parlando di James Rodriguez. Allora, che dire? Intanto c'è questo rumor di mercato che dice che dovrebbe andare al Real Madrid in uno scambio con Di Maria, quindi il Real potrebbe rispondere così al Barcellona che ha preso Suarez. Allora, la carta che c'è adesso su FIFA 14 è un 83 esterno destro, ha avuto ben 4 versioni in form, un International Man of the Match e un Team of the Season. Probabilmente il ruolo non sarà più esterno destro, ma sarà COC. Ovvero, secondo me, cambiamento upgrade fino a 86. La velocità potrebbe passare ad 82 con una buona accelerazione, perché fa delle belle progressioni questo giocatore qua. Il tiro potrebbe passare ad 83, forse anche qualcosa di più. Mi sono piaciuti molto le sue punizioni in campionato. Allora, lui ha giocato, se contiamo campionato e fase finale dei mondiali, 43 partite, 16 gol, 10 in Ligue 1, 6 mondiali e 16 assist, 14 in Ligue 1, 2 assist ai mondiali. Grande sinistro, il destro un po' meno, difficilmente lui va a concludere con il destro, invece il suo sinistro è veramente bellissimo, grandissimo effetto. Valori che secondo me saranno ben alti saranno il dribbling, direi un più 2 sul dribbling ci sta tutto fino a 87, ma soprattutto il passaggio, perché questo giocatore qua ha una visione di gioco eccezionale, quindi secondo me il passaggio a 87 dovrebbe esserci tutto, passaggi lunghi, passaggi corti, veramente abbiamo visto anche ai mondiali come serve i suoi compagni in maniera intelligente e precisa soprattutto. La difesa potrebbe aumentare di un punto, perché comunque è un giocatore che stazionando a centrocampo spesso e volentieri dà una mano in difesa, va a prendersi il pallone proprio a centrocampo da solo, quindi anche con personalità. Colpo di testa potrebbe essere un 68, mi pare che abbia fatto solo un gol in Ligue 1 di testa, non è proprio, diciamo che questo è il suo punto debole, assolutamente non è la sua qualità migliore. Se va a finire che viene preso dal Real, sarà una grandissima carta questa per farsi delle belle rose con la Liga Spagnola, magari anche qualche bella ibrida visto che ci sono tanti colombiani in Serie A. Sarà veramente una bella carta. Le skill direi sempre 4 stelle, il piede debole come ho detto 3 stelle, secondo me sono più che giuste perché il suo destro non è eccezionale. Vedremo come sarà. Ragazzi, lasciatemi un commento, fatemi sapere cosa ne pensate, ovviamente voglio sapere la vostra. Io vi consiglio anche di seguire il Twitter ufficiale della EA Sports, visto che siamo nel periodo in cui cominciano a buttare fuori news a manetta sul FIFA 15, per cui occhio ragazzi, mi raccomando. Come sempre noi ci vediamo al prossimo video, se volete lasciare un mi piace mi fate strafelice, mi raccomando, stay barba, stay qualità. Ciao belli!